Boh, non so, era frustrante da guardare. Era frustrante da giocare, non immagino da guardare quanto lo fosse. Mi sento molto meglio ora. Mi sono passati sia il mal di testa che il naso chiuso. Il concetto del boss era carino, ma resta un po' monotono, secondo me. Anche se c'era la varietà di... La varietà, la strategia di capire che più vicino sei, più danni fai. E vai, così impari, brutto nastro cattivo. Bene, Mario, ora torniamo al piano di sotto. Ti consiglio vivamente di tornare al tuo posto, fidati. Grandi, siete stati davvero eccezionali. Mi è dispiaciuto stare solamente a guardare, non potevo nemmeno applaudire, ma ho esultato e come. Ok, gente, tenetevi forte, faremo venire giù il teatro! Così sembra che lo distrugge... Oh, ma magari lo distruggono? No, ok. Era solo una battuta. Sono altri tre boss davanti, avrei modo di rifarti. Spero che siano più di tre. Sì, sono più di tre. Perché ci sono almeno altri due cartomagni, più immagino un boss per area, quindi... No, è che sono sicuro... Il momento in cui sono morto... E ho dovuto usare il fungo One Up. E poi il cacchio di fallimento del colpo finale. È tipo, ho sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare più volte. È così. È imbarazzante. Sono sicuro che se guardate altre playthrough alla cieca, non c'è nessuno che l'ha cagata così tanto. E così ci ha messo così tanto. Abbiamo sciolto il nastro blu, abbiamo salvato i Toad, siamo mitici. Grande M, sei stato beh, grande, ora torniamo a Ninja Land. Mi spiace perché era molto bello questo pezzo finale. Vabbè. Visita al laboratorio bellico. A Borg Toad. Per testare un nuovo dispositivo. Che nome ha questo? Il semplificatore. Mi sento preso per il culo. Ma vabbè. No, non c'entra con il fatto che ho fallito così male. Di certo non lo attivo il semplificatore. Dal nome sarà tipo... Ti semplifica i puzzle, magari? Se ne ho bisogno, chiedo l'aiuto del pubblico. Se non riesco a risolvere un puzzle, di solito. C'era una tessera con lo stesso nome negli altri Paper Mario... No, nel...
nel portale. Boh, non si chiamava semplificatore. Però quello, insomma. C'era nel primo e nel secondo. Disattiva il motion control, tende a essere frustrante. Nah. Voglio tenerlo. Perché fino adesso non mi aveva dato problemi. E mi ero anche dimenticato che puoi resettarlo con R. Avrei dovuto farlo. L'avrei fatto se i danni fossero dipesi da quello. Ed era per quello che facevo un danno. Boh, la mia esperienza con il nastro... Oh, nice. Bella musica. Yeah! Questa è come le... Un po' come le danze di Vittoria. Con tutti i personaggi incontrati lungo il capitolo. Oh, Bobby. No. Sorridi. Vabbè, non può sorridere. Però. Oh, yeah! Grande M, signore Olivia. Sì, che c'è, Bobby? Devi andare in bagno? Ora ricordo! I miei ricordi perduti sono riaffiorati nella mia mente. Ha visto esplodere il fuoco artificiale? Beh, ha senso. Questo l'ha ricordato così. Cosa? Yuhu, sono davvero contenta che i tuoi ricordi siano tornati, Bobby. Abbiamo salvato Ninja Land, tolto di mezzo il nastro blu e ci siamo pure divertiti un sacco. Proprio così, sono stati quei fuochi artificiali a farvi scattare finalmente qualcosa in me e a restituirmi la memoria. Ora ricordo chi sono, ora ricordo da dove vengo, tuttavia... I miei migliori ricordi sono quelli di questa avventura assieme a voi. Oh, man... Aspetta, non continua con noi? Grande M, Olivia, grazie per esservi presi cura di me. Non vi dimenticherò mai, promesso! Buona fortuna per il vostro viaggio. Io spero che voi... Ma cosa dici, Bobby? Dovremmo separarci solo perché hai recuperato i tuoi vecchi ricordi? Dobbiamo ancora pensare agli altri nastri, fermare mio fratello e recuperare il castello di Peach. Ormai fai parte della squadra, quindi smettila di dire sciocchezze e sali subito a bordo. Io, cavoli. Non fatemi piangere. A noi Bobomba non fa bene l'umidità. Grazie, grazie. Rimarrò al vostro fianco fino alla fine dell'avventura. Yes! Promesso. Che scena commovente! Mi si è accartocciato il cuore! Ascoltate voi due, non c'è tempo da perdere. Ora pensiamo al nastro giallo. Adesso possiamo passare attraverso quella chiusa. Tutti a bordo, gente. La prossima tappa del nostro tour fluviale è il Canyon Dolce Carta. No, volevo... Oh god, adesso cosa devo fare per tornare a Ninja Land? Grazie, buona fortuna, tornate a trovarci! Avevo sbloccato un tubo, vero? Questa non è musica da ninja, però. Bye bye! C'era lo studio fotografico, se non posso farci niente è trash Ninja Land. Ho tante cose da dire, ma la storia non mi lascia parlare. Visto che ora abbiamo del tempo, Bobby, raccontaci un po' di te. Come passavi il tempo prima che ci conoscessimo? Eh? Beh, non so da dove iniziare. Come si suol dire, la vita tira brutti scherzi.
Ecco, e a me ne ha tirato uno bruttissimo. Brutti scherzi della vita? Ah, non sembra una cosa leggera, ma credo di conoscere quella sensazione. Eh già, tuo fratello ha combinato un bel po' di guai. Mi sa che siamo tutti sulla stessa barca, letteralmente. Hai proprio ragione, ma ce la metterò tutta. Andiamo al prossimo nastro e fermiamo mio fratello. Dolce Carta, stazione di Canyon Dolce Carta. Questa è l'ultima fermata del tragitto. Grazie per aver viaggiato con noi. Vi auguriamo una felice permanenza al Canyon Dolce Carta. Un deserto. Wow, guardate quelle rocce. Formazioni simili sarebbero impossibili da realizzare. Quante piegature ci vorrebbero per creare un'intera valle? Una? Credo. Pieghi in due. Forza, attraversiamo di corsa il Canyon Dolce Carta e troviamo quel nastro. Ok. La musica mi piace però. Stiamo per vedere western? O sono un illuso? Perché dal nome Dolce Carta sarà tipo fatto di dolciumi. Però sento il feeling.